Signori, amici nerazzurri, ben ritrovati all'angolo dell'interista. Oggi siamo qui per parlare di Emre Mor, ala che sta finendo nel mirino dell'Inter e che sembra essere una trattativa ormai molto avanzata, quantomeno c'è un interesse fortissimo dell'Inter. Andiamo più nel dettaglio a vedere questo giocatore con la schermata, con tutti i dettagli. È un ala, può giocare su entrambe le fasce, è un giovanissimo prospetto del Borussia Dortmund. Quello che ho potuto vedere io in qualche giocata, comunque vedendo i video su YouTube più che altro, perché io non ho mai visto giocare questo ragazzo, si vede che è dotato di un grandissimo tocco del pallone, anche di una buonissima visione di gioco. Secondo me è un talento veramente cristallino, perché quando un giocatore ha quelle movenze, quel modo di toccare la palla, si vede chiaramente il talento che possiede. È chiaro che deve giocare meno per se stesso e passare un pochettino di più agli altri, perché comunque si vede che, anche chiaramente dalle clip, che lui tiene molto il pallone, gli piace tentare questo uno contro uno. È chiaro che deve crescere tatticamente e anche di testa a livello come giocatore, però a 20 anni è giovanissimo e quindi il tempo ci sarebbe tutto. Andiamo con la clip per vedere qualche sua giocata. Diciamo che comunque il ragazzo ha 20 anni, ha giocato qualche partita di Bundesliga l'anno scorso e quindi è già inserito in un contesto abbastanza definito, nel senso che molti lo definiscono come Gabriel Barbosa, cioè ovvero giocando in Brasile non aveva dimostrato niente, ha solo dei dribbling fini a se stesso, tutte queste cosine qua insomma. Però sì, potrebbero anche essere vere, però secondo me questo giocatore qua, avendo giocato già qualche partita di Bundesliga, ha fatto diciamo lo step successivo, nel senso in Brasile sì, puoi dimostrare qualcosa, però poi dopo quando arrivi nel calcio europeo devi dimostrare tutto, ti devi adattare e non è facile subito. Lui comunque già in Europa giocava in un campionato come la Bundesliga, che a livello tattico è sì inferiore secondo me ancora a questa Serie A, che è calata tantissimo nel tempo, però diciamo che si è avvicinata molto nel corso degli anni. Quindi serve un acquisto da mettere sulla destra principalmente, perché comunque lui è mancino, quindi Spalletti giocherebbe perfettamente con quello che vuole, il tornante con il piede alternato su quella fascia, quindi lui rientra e tira con il mancino. È chiaro che qui se venisse preso un giocatore di questo calibro, Candreva, la titolarità di Candreva verrebbe messa a rischio, cioè Candreva non è l'ideale per Spalletti, lui l'ha fatto anche capire con qualche intervista da quello che si evince, però non ci sono offerte ufficiali per Candreva, credo che siano stati solo degli interessamenti, quindi a questo punto la situazione si fa così, ovvero Candreva titolare e un prospetto che possa sostituirlo in qualche partita. Dal mio punto di vista questo qua è un giovane che potrebbe essere lanciato nelle partite meno importanti, per esempio contro squadre tra virgolette di seconda fascia, contro le classiche provinciali che vengono sempre chiamate così. Quindi io sposo la teoria del fatto di poter lanciare questi giovani, visto che comunque l'Inter è quello che sta facendo con Sabatini e Spalletti, visto che è vincolato ancora da questo fair play finanziario da qua fino al 2019, quindi perché no? Ben venga un acquisto del genere, soprattutto se può essere fatto a 10-12 milioni. Quindi ragazzi, io sarei d'accordissimo con un acquisto di questo tipo. Voi ditemi che cosa ne pensate nei commenti, avete visto dalle clip bene o male quali sono le sue giocate. Scrivetemi qui sotto appunto che cosa ne pensate, seguitemi sui social network come sempre, iscrivetevi al canale, condividete il video ragazzi su Facebook, su dove volete voi, insomma espandiamoci, che siamo sempre di più, sempre Forza Inter, amala.